Ciao ragazzi, eccoci qui con un'altra top 5. Questo oggi andremo a vedere le 5 mappe più scary, cioè paurose di Minecraft. Ovviamente su Minecraft più di tanto non puoi fare delle mappe di paura, ma con l'ultimo aggiornamento di Minecraft, la 1.8, le cose sono cambiate drasticamente, quindi diciamo che si riesce ad avere delle custom map veramente molto molto migliori rispetto a quelle che potevano appunto essere ottenute tempo fa. Quindi buttiamoci dentro e vediamo quali sono secondo me le 5 migliori mappe scary e appunto quali sono quelle che mi hanno impressionato di più. Mi si è appena distrutto il microfono delle cuffie, quindi perdonatemi se sentirete una qualità audio veramente inferiore, ma sistemerò nel prossimo video, quindi non preoccupatevi. E detto questo, passiamo alla quinta posizione. Come quinta posizione troviamo Mindfear, una mappa che si ispira completamente praticamente ad Amnesia e che si becca la quinta posizione per un semplice motivo. È una mappa dall'alta atmosfera, nel senso ha una buona atmosfera e riesce a riproporre fedelmente il gioco, creando anche parecchi puzzle veramente interessanti. Insomma, non è una mappa così facile da completare. Tuttavia però i jumpscare, o meglio, il fattore vero e proprio di paura non è così tanto presente, o meglio c'è, ma a mio parere non spaventa come dovrebbe, e di conseguenza ci si ritrova con una mappa che ha una buona ambientazione, ma niente di più, cioè riesce a creare suspense, ma niente di più praticamente. Questo è per il motivo per il quale si becca la quinta posizione. Quarta posizione per Five Nights at Freddy 1 e 2. Hanno infatti riproposto entrambi i videogiochi in Minecraft. E il risultato è più che buono, infatti l'esperienza sembra molto simile a quella del gioco, anche se io non ci ho mai giocato. A provarlo su Minecraft mi è sembrato molto simile a Five Nights at Freddy. E niente, il motivo per il quale si becca la quarta posizione è per il semplice motivo che a mio parere risulta presto ripetitivo e presto abbastanza prevedibile come jumpscare e roba varia, quindi si becca per questo motivo e soltanto la quarta posizione, mentre le altre custom map creano una sorta di suspense e di paura che rimane costante, diciamo, durante il gameplay. Si sale di posizione, si arriva alle posizioni, diciamo, calde. E terza posizione per The Orphanage, una mappa che ha una storia abbastanza banale, nel senso, classica storia, stai andando in macchina, ti finisce il gas, ti si spegne la macchina, e cerchi aiuto e bla bla, dove finisci in un orfanotrofio. Cazzata assurda, classica. In ogni caso la mappa offre un gameplay, diciamo, molto scary, nel senso che le ambientazioni sono veramente claustrofobiche e buie, quindi da un momento all'altro ti aspetti un jumpscare, infatti ce ne sono parecchi di jumpscare, ti caghi in mano. E quindi diciamo che sì, si becca la terza posizione per, diciamo, tutti questi motivi qui che vi ho appena elencato. Però ci sono delle altre mappe che fanno quello che fa The Orphanage fatto in modo migliore, almeno secondo me. Seconda posizione per Grief, una mappa in cui impersonate un padre che deve cercare la sua figlia scomparsa. E devo dire che è una mappa abbastanza carina perché porta parecchi jumpscare spaventosi che mi hanno fatto cagare più sotto, ancora più sotto rispetto a The Orphanage. Quindi vi consiglio ancora di più questa mappa perché secondo me ha una storia un po' meno banale, un po' più interattiva, se così si può dire, e meno statica come storia. Ed è anche più carino in generale come in tutti i sensi, diciamo. Provatelo per capire meglio cosa intendo. So close up your doors and windows and keep safe, residents, because this is going to be one Prima posizione per The Dollmaker, una mappa dalla storia abbastanza semplice, vi risvegliate in un ufficio, non sapete come ci siete finiti, dovete scoprirlo e scappare, una cosa molto alla Saw per intenderci, e la mappa è bellissima perché è piena di jumpscare innanzitutto, quindi vi cagate in mano sicuro. Poi seconda cosa, l'ambientazione è abbastanza creepy anche qui, e la cosa che più secondo me dà, diciamo, valore a questa mappa è il fatto che riesce a farti paura anche senza
che stia succedendo niente, nel senso che vi ritrovate spesso magari nelle stanze con le bambole che vi fissano, che vi guardano, e voi siete già lì pronti a saltare sulla sedia e dire cazzo adesso ci sarà un jumpscare, quindi vi spaventate ancora prima di spaventarvi, ed è fatta, devo dire, bene, ed è per questo che si becca la prima posizione. E niente, questo era quanto. Io spero vi sia piaciuta questa lista, le mappe le trovate in descrizione, vi ricordo che sono pareri personali, potrebbero non essere le vostre mappe secondo me più spaventose, magari se ne conoscete di più spaventose fatelo sapere nei commenti. E niente, questo era quanto, spero vi sia piaciuto il video. Se volete consigliarmi altre top 10, top 5 su qualche argomento, scrivetemelo in descrizione e valuterò i commenti. Mi scuso nuovamente per la qualità audio, dal prossimo video sarà sistemata, ve lo prometto, e alla prossima.